Ciao ragazzi, sono sotto il mio mantello. Secondo voi che cosa ci potrà mai essere sotto questo mantello? Una nuova collezione dell'edicola. Ma quale sarà l'argomento principale di questa collezione? Beh, ovviamente swoosh! Dinosauri. Una nuova collezione di dinosauri. Allora, le bustine sono enormi. Cioè, questo è un mio braccio. Sono enormi le bustine, insomma. La collezione si chiama Warsaurus Family Edition. Perché Family Edition? Perché all'interno di ogni bustina troviamo il dinosauro mamma e il dinosauro figlio. Quindi c'è un dinosauro grande, infatti c'è scritto fino a 25 cm, e un dinosauro piccolino. Guardate quanti sono! Tutti di colori diversi. E i nomi non ci sono scritti perché starete proprio voi a doverli indovinare. Molto bene, direi di cominciare con la prima bustina. Olè! Vediamo un po'. Oh, riconosciuto subito. Dovete dirmi voi che dinosauro è questo qui. Adesso vediamo subito il cucciolo. Che carino! Che bellino, eccolo qua. All'interno della bustina, oltre ai due maxi dinosauri, trovate anche la rivista, il mini book, con all'interno vari giochini, dinosauri da colorare, colori da abbinare, forme, ombre, sudoku, replicare il disegno, labirinti, completare i disegni con i puntini, quanto adoravo questo gioco da piccolo, altre ombre, eccetera. Bene, bene. Ok, quindi ditemi che indovinate, cioè, che dinosauri sono. Numero 2. Vediamo subito. E poi, ma quanto sono belle le bustine che in base alla luce brillano le stelline dentro questo oro. Oh. Ok. E qui abbiamo un altro dinosauro. Ditemi voi che dinosauro è. Guardate quanto è grosso. È enorme, cioè. È gigante. Ah. Guardate il cucciolino, che carino. Bene. Direi che posso darvi degli indizi su questi dinosauri. Vi dico se è erbivoro o carnivoro. In questo caso sono entrambi erbivori. Allora, voi dovete sapere che un unboxer di quartiere come me non è un vero e proprio unboxer senza il suo cestino professionale. Perché un unboxer come me deve tenere sempre il tavolo pulito. Quindi bustine vuote. Adesso vi faccio vedere una magia. Da tanto che non sfruttavo questa abilità. 3, 2, 1. Swoosh! Non c'è più nulla, è incredibile. E il tavolo è tutto bello pulito, senza bustine vuote. Questi sono i veri e propri superpoteri. Posso dirlo questo. Molto bene, continuiamo. Oh oh. Oh, bellissimo questo. Oh, bello questo. Allora, lui ha avuto dei momenti di indecisione nella storia della sua specie. Perché un tempo era carnivoro, poi è diventato erbivoro, insomma, non è molto chiaro. Però è molto riconoscibile da queste zampe che tranciano qualsiasi cosa, perché sono artigli affilatissimi. E questo qui si vede anche nell'ultimo film di Jurassic World 3, molto molto caratteristico del film. Molto bene, procediamo. Ok,
facilissimo da riconoscere. Chi non riconoscerebbe questa specie? Mamma mia, il più famoso, il re dei dinosauri. Con il suo cucciolino. Eccolo qua, ovviamente carnivoro. Ovviamente carnivoro. Boh. Oh. Già qui abbiamo una bella famigliola di dinosauri, anche se credo che loro non andrebbero molto d'accordo. Però adesso siamo in situazione pacifica. Anche se la collezione si chiama Warsaurus Family Edition. Adesso escludiamo il Family Edition e concentriamoci più sul War. Quindi a casa fateli combattere, perché War vuol dire guerra, sostanzialmente. Quindi la guerra dei sauri. Bustina altra, numero 5. Che c'è? Oh, bello. Verde erba, verde prato. Col suo figlioletto con le stesse sfumature. Che bellino. Wow. Facilmente riconoscibile, è un erbivoro intanto, da questa sua capoccia, questo bernoccolo enorme. Chissà cosa servirà. Erbivoro. Due bustine insieme, come da tradizione. Olè. Chi abbiamo qui? Oh no, questo è bellissimo. Che collo. Oh, ops. Questo è addirittura più lungo di 25 cm, posso assicurare. Wow. Cioè, io non immagino che spettacolo sarebbe vedere un dinosauro così dal vivo. Come nel primo Jurassic Park. La scena quando Alan arriva al parco e gira la testa e guardano tutti e due sorpresi, perché effettivamente... Oh, un'altra volta. Vedere un dinosauro di queste dimensioni, non di queste, ma delle dimensioni reali, dal vivo, cioè, deve essere qualcosa di incredibile, entusiasmante, è assurdo. E questi dinosauri col collo così alto, cosa serve quel collo così alto? Questo collo così alto, dato che sono erbivori, serve a mangiare le foglie da sugli alberi, quindi le piante che si trovano più in alto. E loro per difendersi usano molto spesso la coda, che è molto robusta e è molto spessa. Insomma, confrontiamolo con questa specie di dinosauro che non dirò. Insomma, pam! Codata alla zampa, si fa male. Vediamo invece cosa c'è nell'altra bustina. Ok. Io ho sempre detto che questi dinosauri assomigliano a delle pere. Per questo. E sono molto riconoscibili per questo. Il loro corno caratteristico. Oh, il più famoso tra gli erbivori. L'erbivoro che ha tre corna. Con questa corazza protettiva estremamente resistente. Che dinosauro sarà mai? E qui abbiamo anche il suo cuccioletto. Cuccioletto, eccolo qua. Che bellino. Oh. In più, se volete informazioni aggiuntive sui dinosauri e sui fossili, o comunque curiosità aggiuntive, potete chiedere all'edicolante la rivista, che vi riempie di curiosità. Su fossili vi racconta delle storie per farvi capire come funziona la paleontologia. Ragazzi, questa è una parte della collezione, il resto dovete trovarla voi in edicola. E ora è giunto il momento di svelarvi i nomi veri e propri dei dinosauri. Perciò cominciamo subito. Qui abbiamo uno stegosauro e il suo cucciolo. Lo stegosauro è caratterizzato da queste placche e dalla coda con coda spinosa.
ecco qua. Questo è un T-Rex, tirannosauro, Tyrannosaurus Rex, famosissimo. Poi qui abbiamo un pachycefalosauro che si scontra a testate con altri dinosauri. Qui abbiamo un brontosauro. Questo qui è un esemplare di nodosauro, o comunque molto simile a un nodosauro. Questo è un pteridinosauro, quel dinosauro speciale che trancia qualsiasi cosa con quei artigli, che è passato da erbivoro a carnivoro, da carnivoro a erbivoro, era molto indeciso durante la sua esistenza. Questo è un parasaurolofo, la pera, col suo cucciolo, e il famosissimo triceratopo. Eccolo qua, il nostro triceratopo ultra riconoscibile. Erbivoro, carnivoro, erbivoro, 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 il ragazzo indeciso, erbivoro, erbivoro. Ragazzi, quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che questa collezione vi sia piaciuta, il Warsaurus Family Edition. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e questa magnifica collezione ultracolorata di tanti dinosauri. E ricordatevi che la trovate in tutte le edicole, di tutto, tutto, tutto. Ciao ragazzi, swoosh!